SecureCode, sicurezza attiva a 360 gradi. SecureCode è una società in grado di fornire impianti per la protezione di cose e persone attraverso sistemi di anti-intrusione, telecontrollo e videosorveglianza. SecureCode lo trovi in via Pasubio numero 57 a Porto d'Ascoli. Mister, oggi dopo 4 partite senza vittoria si è tornato a vincere. Come commentare il ritorno ai 3 punti proprio qui alla Riviera? È stata una partita che dall'inizio abbiamo provato a giocare con le nostre difficoltà. Per fortuna e per bravura siamo andati in vantaggio di 2 gol, poi è arrivato il gol del 2-1. Lì un pochino ci siamo impauriti sinceramente, perché la Samba purtroppo, come dicevo prima, va a corrente alternata e in quei momenti tendiamo ad arretrare per ansia, per paura, e purtroppo quando arretriamo concediamo. Però fortunatamente poi è venuta una buonissima giocata di Napolano, Pazzi e Puglia che ci hanno portato di nuovo in vantaggio di 2 gol. A quel punto è stato tutto più facile. Ecco, Napolano e Pazzi, due dei migliori in campo, con questo modulo, a volte un 4-3-3, a volte un 4-2-3-1, dove si può migliorare? Magari dare più sostegno a Pazzi davanti e per avere una manovra un po' più fluida nella zona nevralgica del campo. Noi dobbiamo lavorare moltissimo, secondo me, e lo sanno anche i ragazzi, sotto il profilo della convinzione delle proprie qualità e della mentalità vincente. Come? Avanzando per il centro di gioco, provando a giocarla e riattaccando sulle respinte degli avversari. Se nel tempo riusciremo a migliorare in questo, secondo me potremmo dare fastidio a molti. Se invece per paura, per ansia, ci tiriamo indietro, diventiamo vulnerabili e le cose si complicano. Ora arrivano due trasferte di fila, Sant'Egidio da Vilbrato e poi Aiesi. Due trasferte che possono davvero dire tanto sul campionato che possono fare i rossoblù. Sì. Premetto che noi purtroppo dobbiamo vivere la giornata, sappiamo che domenica prossima c'è la Jesina, sappiamo che il campo è un campo abbastanza acceso per l'ambiente, sappiamo che comunque io non so chi ha fatto la Jesina, comunque qualche difficoltà ce l'ha, dobbiamo approfittare delle loro difficoltà, partire moralmente più forti per i 3 punti che abbiamo conquistato e giocarcela a vista aperta, mi auguro. La Jesina è tra due partite, c'era la partita dopo c'era Sant'Egidiese, comunque Sant'Egidiese oggi ha vinto contro il Real Rimini, poi andiamo a Jesi, comunque una Samba che può crescere, deve crescere. Da me ripeto, è una questione solo di convinzione, nei propri mezzi e nelle proprie qualità, perché comunque Carteri è un giocatore che conosciamo, Gramacci è un buon giocatore, è un buon 92 secondo me, dobbiamo credere più nelle nostre possibilità e non dobbiamo arretrarsi assolutamente il baricentro e provare sempre e comunque a giocarci la partita. Grazie mister.